Buongiorno e benvenuti. In attesa di potervi accogliere in presenza nella nostra scuola, abbiamo preparato un piccolo tour virtuale per farvi entrare nel cuore della scuola primaria, incastonata in un percorso unico che va dal nido fino ai licei, classico e scientifico. Alla nuova scuola ogni livello apporta un contributo specifico alla crescita della persona. Nella prima assemblea presentiamo tutti gli insegnanti e i genitori e diciamo: ecco i vostri alleati. Pensiamo infatti che si tratti di un'alleanza, di una strada comune. La famiglia vive la sua responsabilità educativa lungo tutto il percorso della vita di un figlio e la scuola si accompagna per un pezzetto di questo cammino sull'aspetto specifico della conoscenza e dell'apprendimento. Il bambino che inizia la scuola primaria è generalmente un bambino che è in una condizione, per sua natura, favorevole all'imparare. È un bambino competente, desideroso di conoscere. Quindi partiamo da una stima, da un apprezzamento per quello che lui è, per la potenzialità della sua persona, certi di un destino buono per lui. La conoscenza avviene dentro una dimensione che riguarda tutta la persona. Quindi favorire questa relazione, che non è di carattere sentimentale, ma di mediazione con le cose da conoscere, è una strada buona, giusta. Anche dal punto di vista didattico, un approccio unitario al contenuto garantisce un percorso che corrisponde di più alla natura del bambino. Il metodo che privilegiamo, soprattutto nelle prime fasi, è un'esperienza diretta del bambino nella conoscenza. Siamo sempre più coscienti che niente è nell'intelletto che non sia passato prima attraverso i sensi. E quindi, quando si pensa a un contenuto, la domanda del come si può far incontrare quel contenuto al bambino è una delle domande per noi più significative. Molti genitori chiedono quali siano gli obiettivi del percorso elementare. Per rispondere a questo possiamo proprio dirvi che stiamo lavorando in questo momento molto in prima sul gesto grafico della scrittura e sull'uso della voce per la lettura, apparentemente cose semplici, ma che contengono invece esperienze che per l'uomo, per la formazione dell'uomo, sono fondamentali. In quinta, il maestro propone situazioni, problemi, esercizi, attività, sia semplici che complessi, in cui gli alunni siano chiamati a mettersi in gioco, trovando delle soluzioni diverse, utilizzando e verificando quanto hanno già imparato. Poi la discussione in classe favorisce la capacità di argomentare, di dar ragione del processo attivato, fino a riconoscere la soluzione migliore, la più veloce. Il ragazzino di quinta è un ragazzino capace di giudizio, che non si accontenta. In lui cresce una domanda di senso in tutto quello che fa. È chiamato a cose grandi con modalità da grandi. Il maestro unico non fa tutto lui, è la persona che si incarica del curriculum delle materie fondamentali, è
affiancato, sostenuto, aiutato da un corpo docenti, fatto da insegnanti specialisti, che si accompagnano su degli apprendimenti che sono di carattere prevalentemente laboratoriale. L'educazione motoria, per esempio all'aperto e in palestra, la musica con la propedeutica e il coro, l'inglese con 5 momenti settimanali dedicati e il clip. Poi l'avvio all'utilizzo degli strumenti informatici. Per rispondere alle esigenze lavorative dei genitori, la scuola offre un plus di servizi, facoltativi, flessibili e di qualità. Il prescuola, dalle 7.30 alle 8, con previa misurazione della temperatura. Il servizio mensa, con un menù ricco e personalizzato, preparato internamente dalla cuoca, che cura la scelta dei prodotti, di stagione e del territorio, e li cucina offrendoci piatti tipici della nostra tradizione. Nel pomeriggio l'aiuto compiti con gruppi eterogenei di bambini seguiti a turno dai maestri nello svolgimento del compito quotidiano e nello studio fino alle ore 16 con un prolungamento fino alle ore 17. Vi ringraziamo per essere stati con noi in questo breve viaggio e vi proponiamo un nuovo incontro. Sabato prossimo, 28 novembre, alle ore 11, in videocollegamento sulla piattaforma Zoom, continueremo il nostro racconto. Sarà per voi l'occasione di conoscere alcuni maestri e di porre domande. Inviateci una mail a info@lanuovascuola.it per ricevere le credenziali di accesso. Un caro saluto e una buona giornata.